trasmissione di Palinsesti Rai è giugno 2010. Monel, a te. Ciao, oggi è martedì 15 giugno 2010 e siamo alla presentazione dei Palinsesti Rai al Castello Sforzesco di Milano. Andiamo a vedere l'interno. Ecco, buonasera e benvenuti a questa vetrina della collezione autunno-inverno della Rai. La Rai ha fatto 13 e noi con lei. Sigla! Dai, ce la provo a sopravvivere anche a questa presentazione, Palinsesti. Insomma, non c'è nulla di male, quello che state pensando è umano. Perché in genere queste presentazioni suonano autocelebrative, cioè sembrano voler dire quanto siamo bravi, quanto siamo forti, ma questa volta non è così. Questa presentazione non celebra noi, ma vuole celebrare le persone a cui anche voi dovete parlare ogni giorno, quelle che amano ancora provare emozioni ed essere stupite. Canali e c'è una Rai unica e unica deve andare all'obiettivo. Dall'ufficio di Roma, il direttore generale della Rai, Mauro Masi. Buonasera, buonasera a lei. A questo riguardo Rai avrà, come ho spesso avuto modo di dire e mi piace ripetere in questa circostanza, avrà una rete e 12 canali. Questa strategia mirata sui target e non solo sullo share consentirà peraltro di valorizzare, noi lo riteniamo, gli investimenti pubblicitari. Nel palinsesto del prossimo autunno dei canali generalisti verranno confermati i punti di forza che hanno reso vincenti le ultime stagioni e tenderemo a rafforzare il valore editoriale, la competitività e l'offerta attraverso una razionalizzazione che interessa aree e modi di palinsesto strategico. Ma vedo che è arrivato, vorrei più vicino a meglio, unico capitano Francesco Facchinetti. Allora, facciamo insieme, ha visto che è stivalata? Ragazzi, è forte questa cosa. È molto aggressiva. Sì, certo. Certo, senta, intanto... Mi dovete al vice direttore, mi perdono. I frusti anche lei che abbiamo peccato, i frusti. Abbiamo fatto 13 con questi canali, abbiamo vinto già con questi canali, per cui andiamo a vedere cosa ne pensa un guru delle tendenze come la Poeca, vediamo. Ciao Simona, ciao Francesco, spero che sto bene, io purtroppo non posso essere presente alla festa, sono rimasto bloccato qua a Milano e ho anche pensato di prendere aereo comunque lì al castello, mi dicono che non c'è, ci sono più coccodrilli nel fossato, ma c'è sempre il problema parcheggio. Io la lascio qua, mi prendi la simoletta 21 e torno su. Non ti prendo niente, vai. Buonasera a tutti, siamo tanti, anzi scusate se qualcuno di voi è rimasto in piedi, gli siamo dispiaciuti. È un luogo straordinario, siamo felici di aver iniziato a Milano con questa presentazione di oggi dei Palinsesti autunnali. È il momento del nostro vice direttore generale Antonio Marano. Grazie Simona, ma quello che vogliamo dire questa sera, un po' quello che vi ha già anticipato il direttore generale, quello che è stato la RAI questi anni, quello che voi vedrete è la RAI che questi 50 anni ha sviluppato un lavoro proprio, ha saputo costruirsi un futuro, ha saputo dare una capacità di evolversi nel sistema, soprattutto nell'attesa di quello che è stato il digitale terrestre. Questi sono i binari del nostro lavoro, vorremmo quasi inchiodarli in quel grafico, perché so cosa vuol dire per chi fa l'investimento pubblicitario avere target precisi, target di riferimento, ma soprattutto canali tematici. Noi che i grandi eventi, tutti in HD sul canale 501, noi che... Ma non farà male tutta questa attività fisica. Signore e signori, le trasmissioni non terminano qui e vi ricordiamo, la prossima stagione, prima di spegnere la TV, contate fino a 13. Vediamo cosa pensa di tutti questi nuovi canali, Lapo.
Io sono ben felice stasera di partecipare a questa serata, questo Rai Pride, questa serata dedicata all'orgoglio Rai. Ci sono tanti Rai, ormai in questi anni 2.0 sono molto diffusi, non bisogna vergognarsi perché comunque sono spesso persone curiose, divertenti, creative. Quindi crediamoci in questo grande progetto, i miei grossi baci, 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 e ci vediamo da queste parti. Siete benissimo. Vi voglio bene. Ciao, baci, baci, baci. Molto bene, devo dire che in tutti questi canali uno dei grandi cavalli di battaglia della Rai è sempre stata la fiction, e quindi voglio salutare e fare una domanda al direttore di Rai Fiction, Fabrizio Del Noce, eccolo qua. Ma innanzitutto vorrei dire, parlando a un'assemblea di investitori che quest'anno abbiamo avuto con Tutti Pazzi per Amore, non soltanto un grande successo di critica e un programma molto cult, ma soprattutto abbiamo avuto un'impressionante diminuzione dell'età media, cioè un ringiovanimento di oltre 10 anni dell'età media del prodotto. Torno su Rai 1, devo dire che dopo 4 anni di vacanze, di riposo, una quotidiana è sicuramente un bel impegno con Sposini, ma sono contenta di farlo, certo. Quest'anno festeggio i miei 25 anni di lavoro e quindi ritornare, insomma, nella casa dove sono nata mi fa particolarmente piacere. Ciao, mi avendo quest'anno, buonasera a tutti! A che ora inizia? A che ora inizia? Tardi, quindi lo puoi vedere, mezzogiorno. Mezzogiorno, sì, siamo appena tornati alla discoteca. Praticamente sì. State imparando l'italiano, vai al congiuntivo. A me ci piace molto essere qui questa sera. Sì. Perfetto, se ne sbagli tre pensa prendi il posto della variale. Non sono io il fatto del giorno. No, sei tu, vabbè, il fatto del giorno non c'è più, basta. Però come la prima serata. Prima serata, una bella trasmissione, speriamo che io riesca a farla, perché non è l'intrattenimento, non è il mio genere, sono giornalista, però mi piace molto. Invitami. Andiamo, esatto, se lo permette, andiamo ancora il venerdì sera, 23.40, ci riproviamo, è andata bene, mi ha fatto un po' di casini, va benissimo. Bravo. Così. Con me di bianco vestita Milena Gabanelli. Va bene, allora lo dico. Innanzitutto. Giovanni Floris! Ripartiamo, abbiamo con Paolo abbiamo confermato tutto il programma del prossimo anno, inchieste, dibattiti, idee differenti una dall'altra e vi aspettiamo il martedì. Io vado alle 9 alle 11 e proveremo un po' a raccontare l'attualità, anche la politica, e cercare di portare quell'esperienza che avevo a mi mandare ai tre, di essere un po' più vicino ai cittadini e trasportarla anche per far capire le cose che accadono. Fabio Fazio è l'immagine! C'è la mia aperitivo. E c'è la mia. Vabbè, insomma, poi. No, io torno a qualche tempo che fa. Il 2 ottobre, il 2 e 3 ottobre, poi stiamo preparando questo nuovo programma con i tre, con Roberto Saviano, e ecco. Qui sono molto orgoglioso. Ma vieni qua, scusa, ma perché stai in piedi? Sto bagnando. Ecco. Stai bagnando, Filippo, guarda, io adoro l'arte, tu lo sai, e la cultura, quindi tu ci fai divertire, insomma, a noi ignorantoni, come me. Questa è la RAI, siamo un gruppo unito che va avanti e vuole dare il meglio di se stesso, noi nella pubblicità e il nostro editore ovviamente nelle cose che fa. Francesco ti aspetta X Factor. Ti aspetta X Factor, io i nomi dei giudici li posso dare? Prego. Saranno Mara Maiorchi, Topo Cigio e Ken Sino.